L'elemento di grande novità è un grande progetto di riqualificazione dell'area che verrà avviato da luglio prossimo. Un intervento per cambiare radicalmente la zona della stazione Termini e rispondere così alle sempre più pressanti richieste di sicurezza, le ultime, quelle degli albergatori. L'annuncio del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi arriva al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura a Roma. Sarà un progetto di riqualificazione complessivo dell'area che andrà proprio da Piazza dei 500 fino a Piazza della Repubblica. La strada dei controlli rafforzati è quella giusta, continua Piantedosi, 30.000 le persone controllate da inizio anno, 164 arresti e più di 300 denunce. Per Roma Capitale aumenteranno agenti, 50 in più da giugno e fondi da destinare alla videosorveglianza, ma c'è anche una casella fondamentale, ormai vacante da 55 giorni, il nuovo prefetto. Piantedosi, che quell'incarico l'ha rivestito tra il 2020 e il 2022, parla di indicazione imminente per il Consiglio dei Ministri. Se non oggi, massimo la prossima settimana ci sarà la individuazione del nuovo prefetto di Roma. I piani per il futuro è un presente che continua a preoccupare le voci dei commercianti questa mattina intorno alla stazione. Noi, lavorando con i turisti ci hanno ragione, hanno paura di passare qua sotto. La sera che qui escono di tutti, escono fuori ladri, spacciatori, praticamente è una giungla e quindi dobbiamo stare attenti, attentissimi a quello che può succedere, soprattutto alla nostra clientela.